Torna a far parlare di sé Roberta Morisse e lo fa in prima persona. La fine del matrimonio con Marika Pellegrinelli è una frequentazione tra Roberta Morisse ed Eros Ramazzotti che tra una conferma e una smentita ha fatto chiacchierare per lunghe settimane, infrangendo i sogni di chi ha sempre sperato un nuovo inizio sentimentale nella vita del cantante. Un silenzio durato a lungo, che tutto lasciava pensare fuorché quello che è poi emerso in seguito. Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip, e chissà ancora quante altre volte succederà, in un momento storico per l'umanità, ha scritto Eros Ramazzotti sul suo profilo Instagram. Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d'amore con l'ennesima pseudo fidanzata, Roberta Morisse, con la quale c'è solo una sana amicizia e rispetto artistico? I fan delusi e oggi le parole di Roberta, intervistata dal settimanale Chi. Non c'è nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita. Queste le parole di Roberta, che non ha nascosto un certo disappunto su come è stata affrontata l'intera vicenda, rispetto alla sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici. Si sa che Eros non ha mai apprezzato le strumentalizzazioni, soprattutto se in ballo ci sono valori importanti, come quello dell'amicizia e il suo amore verso i figli. Punto. Roberta Morisse continua ad aggiungere alcune considerazioni che fanno riflettere. In questo periodo siamo tutti più vulnerabili e magari lui, ora, è più sensibile. D'altronde Eros ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata. Ma sono dell'idea che se le cose non sono vere, meglio non parlarne. E non sono mancati alcuni dettagli su come e quando ha conosciuto il cantante. Punto. Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti. Tra di noi c'è solo una bellissima amicizia e una stima professionale reciproca. Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più. L'intervista viene così chiusata, ribadendo alcune considerazioni importanti che mettono finalmente chiarezza. Non sono molto brava con i social e non ho mai badato a certe cose. Lui non mi segue? Credevo mi seguisse, ma non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follow. Forse avrà smesso di seguirmi perché, vista l'emergenza, non canto più ai fatti vostri.